Bentrovati a questa nuova puntata di Punto d'Incontro. Parliamo di sport, di uno sport particolare, affascinante anche a livello di spettacolarità. Lo facciamo insieme a Fabio Carota, che è qui ospite con noi in studio, che è l'organizzatore dell'Urban Downhill che si è svolta a Sanremo nei giorni scorsi e che noi abbiamo seguito. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Federico. Allora, tra poco vedremo anche le immagini di questa spettacolare gara che abbiamo ripreso a Sanremo, una giornata molto intensa, ma intanto spieghiamo ai nostri telespettatori, downhill, che sport è? È uno sport veloce, uno sport dove conta il tempo di reazione e bisogna essere attenti, saper guidare bene. In bicicletta? In bicicletta, sì, in bicicletta. E niente, c'è una distanza e un cronometro, questo è tutto, bisogna andare veloci, fare presto e non farsi male. Downhill, come dice il nome, è tutto in discesa? È tutto in discesa, sì, ci può essere qualche piccolo rilancio, ma nel 90% del percorso è tutta discesa, sì, assolutamente. Anche le biciclette sono fatte apposta solo per andare in discesa, è quasi impossibile pedalare in salita con quelle bici perché hanno geometrie diverse e allora, un peso. Possiamo intanto iniziare a vedere le immagini di questa gara che abbiamo girato Urban, in quanto si svolge all'interno di un centro urbano, in particolare in questo caso era il centro storico, ma la downhill è nata però forse nei boschi, quindi sul fuoristrada. Beh sì, è nata sul fuoristrada, nei boschi, e dunque, ma sostanzialmente non cambia quasi niente rispetto a quello che facciamo nei centri storici, cambia il territorio, cambia, se lo facciamo nei boschi ci sono le pietre, le rocce, le radici, i tronchi, se la facciamo nel centro storico ci sono i muretti, i mattoncini rossi che possono essere più o meno scivolosi, ma comunque di base c'è una distanza e un cronometro, niente. La filosofia è la stessa. È la stessa, sì, assolutamente. Dunque io faccio sempre questo esempio che paradossalmente se anche ci fosse solo una curva in una gara vincerebbe sempre il più bravo, non è che... Poi è molto tecnica come competizione. Come competizione sì, è molto tecnica e c'è tantissima teoria e erroneamente si pensa che chi sia più pazzo vada più forte, no, non è assolutamente così, vince sempre ecco, vediamo le immagini. Sì, vince sempre chi è più bravo. Qua siamo in Piazza Santa Brigida, vedete? Usciamo centro storico di Sanremo. Centro storico di Sanremo, sì. Ci sono due piccoli drop e poi laggiù c'è una parabolica o wall ride che sarebbe per rendere un pochettino più agevole la curva più che altro a quelli meno bravi, perché quelli che vanno forte l'hanno usata anche poco quella curva lì, dai video che ho visto. Quindi ci sono anche delle strutture, dei supporti vengono allestiti. Ma sì, quasi quasi non servirebbero, però per renderla un pochettino più divertente, no? per fare due foto su due salti, è interessante anche quello. E poi per portare questa gente che possa vedere qualcosa, anche perché lo spettatore comune non capisce magari la traiettoria o il pezzo fatto in un certo modo dal campione, e magari capisce di più e si emoziona di più per un atleta che fa un salto perdendo tempo, perché però è più però da spettacolo, è più spettacolare. Sì, sì, e il risultato comunque si è visto. Io ho visto foto di Piazza Santa Brigida da angolazioni che non avevo mai visto e dicevo ma caspita, ma questa è la nostra Sanremo, ma poi pieno un successo inaspettato, quasi imbarazzante. E allora andiamo a sentire alcune interviste, abbiamo diverse schede, in questa prima ascoltiamo la soddisfazione per la riuscita di questo evento da parte del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, avremo poi altre persone intervistate, tra cui il consigliere comunale Mario Robaldo. Sentiamo questa prima scheda. Questa sera è un piacere essere qua in Piazza Borea Dolma, che stanno arrivando di questa ottima manifestazione, dei tempi straordinari stiamo vedendo, ma soprattutto una grande affluenza di pubblico. Credo che il nostro intento è riuscito, quello di coinvolgere, voglio dire, la cittadinanza e molti paesi che sono venuti a partecipare a questa manifestazione, grazie soprattutto a tante persone che hanno collaborato e agli organizzatori di questo bellissimo evento. Siamo felici di poter essere qua. Io ho partecipato a questa Urban Downhill che anche quest'anno è stata fatta a ottobre, in un periodo dove il turismo è un po' spento,
Come amministrazione devo ringraziare il sindaco e la giunta che hanno deciso di appoggiare questa iniziativa che è la sua terza edizione, con la seconda manche nella pigna illuminata dalla nuova illuminazione che è stata fatta l'anno scorso. Devo dire che anche come partecipante a questa iniziativa, a questa gara, è stato veramente emozionante. Intanto ringrazio di non essermi fatto male, perché poi dopo alla fine è abbastanza tecnica, pericolosa e molto veloce quest'anno su due tracciati. È stata organizzata molto bene da Carotta e il suo team, quindi bisogna ringraziare, perché veramente sono stati fantastici. Hanno preparato il percorso, hanno seguito gli anziani, la gente che doveva passare nel momento tra un biker e l'altro che scendevano, e quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Noi cercheremo di farle ovviamente diventare come già praticamente un evento, e quindi come la Milan Sanremo, come altre manifestazioni che ci sono state da anni a Sanremo, questa può secondo me essere annoverata nelle manifestazioni da ripetere. Quest'anno addirittura si è arrivati a sfiorare i 200 iscritti, che è il tetto massimo, perché poi dopo tra una manche e l'altra e le qualifiche non si riesce a starci con i tempi. Le partenze sono a 30 secondi uno dall'altro, e quindi più di quel numero lì è impossibile farlo. Purtroppo mi dicevano gli organizzatori che hanno dovuto chiudere le iscrizioni, e quindi questo è un enorme successo per la città, perché abbiamo questa sera in giro un mucchio di gente locale e le famiglie che sono venute dietro ai biker, quindi per noi è un grande successo per gli organizzatori. Una bella manifestazione, ma direi complessivamente una giornata molto bella. Infatti l'Urban Down Hill ha interessato la Pigna, il nostro centro storico, da questa mattina fino a questa sera. La gara si è sviluppata sulle prove questa mattina e sulle due manche oggi pomeriggio, e poi questa sera il gran finale, e siamo in corso di premiazione. Siamo molto contenti, perché questo elemento di unire lo sport al nostro ambiente, cioè al centro storico, al turismo, direi che è assolutamente vincente, tanto che davvero oggi Sanremo era completamente piena di gente, questo ci fa molto piacere. Devo dire, ho visto tantissima gente durante la giornata nella Pigna, nel centro storico. Questo ha significato il fatto che la Pigna, molto bella, possa essere stata conosciuta davvero da tante persone. Questo ci fa ben sperare per il proseguio, perché questo tipo di eventi molto impegnativi, ma anche organizzati molto bene, lo possiamo dire a fine giornata, fanno sicuramente il bene della città. Una giornata gradevole, piena di sole, il clima ci ha sicuramente aiutato. E abbiamo sentito anche Daniela Cassini, l'assessore al turismo e alle manifestazioni del Comune di Sanremo. Parlavamo di queste biciclette molto particolari a livello proprio di struttura. Sì, sono biciclette con escursioni molto ampie, escursioni della sospensione intendo, molto ampie. Quindi begli ammortizzatori. Sì, begli ammortizzatori. E niente, devono essere adatte proprio a subire urti e sollecitazioni notevoli. E in questo tipo di gara generalmente le bici più adatte sono le bici da enduro, che hanno magari un'escursione un po' inferiore rispetto alla bici da DH vera e propria, ma visto che c'è anche un po' da pedalare e curve molto strette, con le bici da DH che sono adatte a velocità più elevate e pendenze più elevate, qui non raggiungiamo pendenze eccessive, ci sono piste dove si raggiungono pendenze elevatissime, a piedi non ci scendi, qui invece solo qualche scalinata, era un po' più ripida, sì, forse. Sì, qua sì, solo qualche scalinata, e nonostante ciò è sempre molto molto impegnativa comunque. Circa 200 partecipanti? Sì, 200 partecipanti, ma penso sia il numero limite di rider che possono transitare nella Pigna, perché ho fatto qualche piccolo conto. Sì, perché poi c'erano tante manche, quindi era un passaggio continuo. Era un passaggio continuo, più o meno saranno passati minimo 1200 passaggi, perché se sono nel pomeriggio abbiamo fatto una manche di qualifica e due manche di gare, sono 600 passaggi.
alla mattina minima, ogni ciclista sarà passato almeno 3 o 4 volte, dunque siano 600, 800, i numeri sono quelli, e più di 200 non si può, perché poi diventa anche noioso per il ciclista che deve aspettare tanto tempo. Certo, la gestione è difficile. Provenienti da dove? Provenienti da la maggior parte dal nord Italia, ma anche dalla Toscana e per quanto riguarda l'Italia. E dalla Francia tantissimi, Cecoslovacchia, Svizzera, un team di svizzeri, e niente, ma una soddisfazione eccezionale proprio. Una partecipazione inaspettata di tutti questi rider. Anche di livello? Quasi, sì, il livello era altissimo. Infatti, atleti che mediamente stanno nelle prime posizioni in questa gara sono arrivati intorno alla 20ª posizione. Dunque, vuol dire che la posizione poi è sempre relativa, no? Non è un fattore assoluto. Vuol dire allora che i primi erano forti. Sì, c'è stata proprio una partecipazione di atleti molto forti. E allora andiamo a sentire le interviste ad alcuni dei vincitori subito dopo aver tagliato la linea di traguardo. Sentiamo. È tutto vero? Ah, c'è un très très belle course. L'Urban Downhill di Sanremo è una corsa molto molto bella. Mi piace anche l'idea di effettuarla in notturna. Il percorso è poi suggestivo e divertente. In futuro ritornerò di sicuro per correrla di nuovo. Qua a Sanremo, tanta gente così, l'ho vista forse solo in Coppa del Mondo. Sicuramente queste gare Urban stanno facendo crescere il movimento, tantissimi giovani. Ed è sicuramente un evento che potrà crescere per il futuro. Vedendo le immagini, gli atleti hanno anche delle protezioni. Sì, assolutamente. Quindi c'è proprio tutta una... Sono indispensabili, perché basta una stupida caduta a rovinarti la giornata. Se invece hai la protezione, non è che non ti fai male, però è difficile farsi molto male. La lussazione ci sta, però tiri la testata, se hai un buon casco non ti fai male. La prevenzione, insomma, sì, è importante. L'ultimo rider era Gambirasio, e si vedeva anche questa protezione che mettono qui intorno al collo e che serve a evitare la troppa escursione del collo durante il colpo, in un senso e nell'altro. E il termine tecnico non lo conosco, però serve proprio a quello, perché a volte, se anche hai il casco e non hai quella protezione, rischi di rovinarti le vertebre proprio perché la troppa estensione del... Certo, il movimento. Invece quello ti limita un pochettino, dunque, e poi va bene le protezioni alle spalle, alle ginocchia, assolutamente. Il classico, gomiti. Che velocità si raggiungono? Ah, è difficile dirlo. In questo tratto qui io penso che... a dir tanto avranno raggiunto i 40 km all'ora, non di più. Che comunque in strade così strette, sì, infatti, insomma, sembra poco, ma... Sì, è tantissimo. È tantissimo. Però non penso che abbiano raggiunto più di 40 km all'ora, anche perché ci sono un sacco di rilanci. Il pezzo più veloce è lì Santa Brigida, dove esci da una curva a destra e c'è un bel pezzo di rettilineo in discesa dove chi è bravo pedala anche, chi non è bravo frena. Sì, perché poi ci vuole tecnica, forza, sì, ma anche uno spirito, chiamiamolo coraggio, insomma, una capacità di affrontare senza timore. Ma sai, io sono convinto che quelli che hanno soltanto la capacità di affrontare senza timore si fanno male. Ci vuole lucidità. Devi essere bravo, cioè una caratteristica non allenabile di questi rider, dei primi, di quelli che sono proprio bravi, è il tempo di reazione. Se tu ce l'hai a un secondo e loro ce l'hanno a 0,7, a 40 all'ora basta poco. Cambia? Basta anche un metro, un metro qua, un metro qua, capisci? Fa la differenza. Se io provassi a fare quello che... Io la teoria la conosco benissimo, ma a livello pratico poi mi trovo rallentato rispetto a loro, perché naturalmente il mio tempo di reazione è quello che è, e questo in tutti gli sport che hanno la caratteristica di questa caratteristica,
che non è allenabile, come il colore degli occhi. O ce l'hai o non ce l'hai. Sì, beh, se no saremmo tutti piloti di Formula 1. Invece i piloti c'erano anche dei ragazzini. Sì, 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 c'erano tantissimi. Guardi, infatti ho avuto qualche scambio di opinione con qualche genitore e... Beh, un scambio di opinione che da parte mia è stato costruttivo, ma lo avevo già in mente, nel senso che qualcuno diceva che la categoria da 10 a 16 anni fosse troppo ampia. Sì, in effetti lo è troppo ampia, e i bambini di 10 anni sono penalizzatissimi rispetto a 16 anni. Ma quando abbiamo provato, quando abbiamo fatto queste categorie, non immaginavamo che ci fosse così tanta richiesta da parte dei genitori di far correre i loro bambini. È bello questo. E poi guardi questo qua è Mascherini, se non sbaglio, e poi bravissimi, e questa è una ragazza, sì, e poi bravi, 60 under 16 avevamo, no mi scusi, forse dico una stupidaggine, 40 under 16. 40. Quindi vuol dire che insomma è un movimento in crescita. Ma sì, 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 assolutamente sì. E poi la civiltà di questi ragazzi, non hanno lasciato un pezzo di carta per terra, cioè non senti nessuno gridare. E questo è bello. Non sono belligeranti, cioè questo sport qua ci si fa già abbastanza da soli, non c'è bisogno di bisticciarsi. E il bello che addirittura io vedevo i ragazzini che finita la prova venivano in prova a fare il tifo per i loro avversari. È qualcosa di bellissimo, il cosiddetto fair play, e speriamo che non lo perdono, perché anche gli adulti, anche i grandi andavano lì a farsi il tifo uno con l'altro. È una festa. Poi abbiamo visto alla fine anche due würstel avete mangiato. Ma sì, ho fatto questa stupidaggine che mi è venuta in mente, perché ho detto Oktoberfest, poi Oktoberfest, gara veloce, allora ci stava. Poi abbiamo messo la birra di Sanremo e che era una festa, insomma, sì, è stata una festa. Sì, sì. I brezel li abbiamo fatti fare anche a Sanremo, che sono quei dolci, quel pane particolare. Quel pane tipico. Sì, ma ci ho provato un pochettino, solo che il problema è che abbiamo sbagliato forse un po' i tempi, perché è così lunga che arrivati alle 10 di sera gli atleti erano, cioè, non parlo di noi organizzatori, ma gli atleti erano devastati. Cotti. Sì. Tra i volti noti abbiamo visto prima Mario Robaldo, il consigliere comunale che ha preso parte alla gara, ma non c'era solo lui come volto noto, c'era anche Gianni Berrino, l'assessore regionale al turismo. Lo vediamo in questo servizio in cui lo abbiamo intervistato ancora in tenuta da bikers. Io, che non mi capita spesso, sono felice del successo della manifestazione, che si è svolta per tutto il giorno nei vicoli della Pigna, in un posto bellissimo dove gli spettatori, oltre a vedere gli atleti scendere, hanno potuto vedere anche le bellezze della nostra città vecchia. Si chiude oggi un circuito che ha attraversato tutta la regione con grande successo, una formula molto molto bella, e farla qua alla vigilia farla qua in notturna, la finale, è una grande soddisfazione. Anche aver partecipato, nonostante i miei tempi sicuramente non siano come quelli dei professionisti, ma l'importante è partecipare, ma soprattutto divertirsi. Percorso molto bello, velocissimo, meno tecnico degli anni passati, però degno della Pigna, molto bello. Tutto il circuito è andato abbastanza bene, sono occasioni belle per poter andare in bicicletta anche in mezzo al centro cittadino. Mi chiamo Lorenzo Mascherini, vengo dal Piemonte, ho 9 anni, sono venuta a fare questa gara perché mi piacciono tanto le urban. Sì, mi è piaciuto ed era proprio una pista in cui c'era da divertirsi. E allora complimenti anche a questo giovane atleta che abbiamo sentito. Adesso abbiamo delle immagini che Fabio ci ha fornito di Yuri Pisani, che è un atleta locale. E con queste immagini diamo un po' proprio l'idea ai nostri telespettatori dell'emozione che hanno vissuto gli atleti e anche insomma della tecnica che necessita questa disciplina. Le possiamo commentare? Questa era la partenza. Sì, qua siamo in Piazza Castello, qua ci infiliamo nei giardini Regina Elena. Questa breve curvetta è interessante. Adesso qui abbiamo una curva a destra, poi ci buttiamo a sinistra e di nuovo a destra dentro questa scalinata in due, vede che è fatta in due tranche. Qua questo è un punto molto molto veloce.
qui arriviamo in una staccata abbastanza violenta, tornante, ci buttiamo in via Porte Santa Maria. Questo è un punto molto veloce, infatti c'è una balla che l'ho dovuta per rallentare. Vedete qua c'è un saltino, ci infiliamo qui, ok, piazza Capitolo, ex tribunale, e qua ci infiliamo, qua arriviamo in piazza Santa Brigida. Due salti, primo, eccolo qua, secondo, curva parabolica a sinistra, e qua c'è una S velocissima, dove, che a me è tutto qualche vittima. Ecco qua la compressione di Piazzetta dei Dolori, via dell'Alleanza, questo è strettissimo questo punto qua, e non so come facessero a passare così velocemente. Qui siamo quasi al termine della prova, l'inversione qua, vedete, tac, benissimo, arrivati in fondo, qua era, qui fine prova. Questa qui era la run di Yuri, un ragazzo di Sanremo, era la prova, sì, no, questa è proprio la, no, qui siamo in piazza prova. Cassini, sì, questa qua non era la run di qualifica, questa qui era la run di la prima manche, molto bravo, interessante. Come ha fatto presto a guardare. Faceva un'impressione, perché veramente per sì. Uno non del settore, velocità pazzesche in ambienti molto stretti, sì, infatti, e molto tecnici. Infatti. Abbiamo visto tra l'altro tantissimi volontari, sì, facenti parte dell'organizzazione, sì, che erano sia alla partenza sia all'arrivo, ma anche sul percorso. Sì, questa, cioè, vorrei proprio cogliere l'occasione per ringraziarli tutti uno ad uno. Detto così forse è poco, perché nessuno può capire quanto lavoro hanno fatto questi ragazzi, e qua ci sono solo io, ma rappresento tutta la Sanremo Bike School, che è formata da gente splendida che lavora tantissimo, che lavora tanto, credetemi, un lavoro veramente pesante, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo mentale, perché tenere la pigna sigillata per un'ora e mezza non è semplice, e anche questa volta è stata, e poi devo dire anche grazie agli abitanti della pigna che ci sopportano ogni anno per un giorno, anche per loro questa è una giornata abbastanza invasiva, però ci sta, però è di festa, si sì, fa vivere il centro, voglio, storico, non voglio paragonare al Gran Premio di Monaco, però anche al Gran Premio di Monaco quando chiudono le strade e la gente arriva, è chiaro che il paragone forse non regge, sicuramente non però regge, lo spirito deve essere, ma quello lo spirito di capire, deve essere quello, certo. E li ringrazio tutti, anche gli abitanti della Pigna che sono stati gentilissimi, i ristoratori tutti contenti, e vorrei vedere perché è veramente vediamo quanto pubblico sold c'è, tra out l'altro, tutti a bordo strada, sì, ma vediamo un'ultima scheda dove si parla proprio di questo con gli assessori Eugenio Nocita e Barbara Biale, che sottolineano l'importanza di una gara come questa anche per quel che riguarda, insomma, la visibilità del centro storico di Sanremo, bellissimo, un vero gioiello che ha sempre più bisogno di essere mostrato anche ai turisti, ma anche agli stessi sanremesi. Sentiamo queste interviste. Sì, grande manifestazione, siamo alla terza edizione, speriamo di farne ancora tante, sicuramente una grande partecipazione, sempre maggiore ogni anno di più, la manifestazione è riuscita molto bene, siamo tutti contenti e sicuramente una gran bella gara. Bellissima manifestazione, una bellissima edizione, emozionante, complimenti a tutti i partecipanti, coraggiosissimi, è un bel modo di presentare anche il nostro centro storico, diverso, quindi molta soddisfazione. E beh, sicuramente quindi un momento importante per Sanremo, ma prima di chiudere vorrei chiedere, insomma, progetti futuri, c'è già qualcosa in programma? Ma sì, ci sono un sacco di progetti, speriamo che non rimangano tali, e primo tra tutti è un urban trail, cioè una corsa a piedi tra le vie del centro storico e non di Sanremo, sfruttando le due collinette che ci sono a Sanremo, si riuscirebbe a fare un percorso di 10 km con circa 600 metri di dislivello su tre giri, e investendo il centro, la collinetta che sale su per via Costiglioli e quella che porta a mano della costa. E potrebbe essere un giochino molto divertente, perché
c'è tanta gente che corre adesso a Sanremo, finalmente, finalmente la gente si è data un po' all'aria aperta e vedo veramente tantissima gente che si sta avvicinando all'outdoor, che si sta avvicinando a questi sport, e tu lo sai perché anche tu corri e queste cose le vedi. Sicuramente sono cose positive e belle, e se in più portano a scoprire angoli del nostro territorio hanno un valore sicuramente aggiunto. Grazie a Fabio Carota per essere stato con noi e buon lavoro, in bocca al lupo per i prossimi progetti. Sì, grazie a te. Grazie al pubblico per il sempre cordiale ascolto. Punto d'incontro torna la prossima settimana. Arrivederci.